Buonasera a tutti e benvenuti al primo seminario dell'edizione 2023 del ciclo di Orizzonti in Medicina e Biologia. Sono Giulia Orlando e questo è il mio collega Luca Occhini, due studenti del secondo anno di Scienze Mediche presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Prima di iniziare vorrei brevemente presentarvi questa nostra istituzione, per quelli che tra voi ancora non la conoscessero. La Scuola Superiore Sant'Anna è un'università pubblica alla quale gli studenti possono accedere esclusivamente per merito attraverso un selettivo concorso nazionale. Gli studenti della scuola hanno l'opportunità di associare la loro carriera universitaria ad un percorso appositamente creato sulla base dei loro interessi. Ciò avviene all'interno di un ambiente multidisciplinare altamente stimolante, dove gli studenti di diverse classi accademiche si ritrovano a condividere gli stessi corsi, gli stessi progetti e a vivere nello stesso ambiente. Hanno quindi la possibilità di confrontarsi, di crescere insieme sotto il profilo umano e accademico, in un ambiente dove nuove idee nascono e maturano. Nonostante questa istituzione sia stata fondata solo 35 anni fa, in breve tempo ha raggiunto un alto prestigio nel panorama internazionale, sia in termini di educazione che di ricerca, essendo così menzionata nei principali ranking universitari. Ad esempio, nell'ultimo Times Higher Education World University Ranking, la Scuola Superiore Sant'Anna si conferma tra le prime università in Italia nella top 15% globale. La nostra è un'istituzione in costante cambiamento e offre la possibilità ai suoi studenti di rimanere al passo con le più innovative scoperte e di approcciarsi direttamente alla ricerca, grazie a convenzioni con prestigiosi laboratori e importanti università nel mondo. La scuola, inoltre, si propone di offrire una formazione in ambito medico quanto più ampia possibile, intersecando il percorso medico con l'ingegneria, le biotecnologie, l'economia e l'etica, offrendo sempre nuove opportunità ai suoi allievi in un clima di interdisciplinarietà. Questo fervido ambiente culturale ha stimolato anche l'istituzione della serie di seminari intitolata Orizzonti in Medicina e Biologia. Queste conferenze ci danno così l'opportunità di ospitare molti ricercatori brillanti e devoti alla scoperta medica che ci rendono partecipi della loro esperienza di ricerca nell'ambito biomedico e del loro percorso di vita. Colgo anche l'occasione per ricordare che questa è l'undicesima edizione di questa iniziativa, la quale, grazie all'impegno e alla passione di tutti coloro che hanno contribuito in passato e che continuano a farlo nel presente, è cresciuta costantemente negli anni, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e poliedrico. Prima di iniziare l'incontro, ci piacerebbe poter condividere con voi un piccolo riassunto della scorsa edizione di Orizzonti attraverso questo video, nel quale abbiamo voluto riportare anche le testimonianze di alcuni allievi e allieve a cui abbiamo chiesto cosa significasse per loro Orizzonti. Ringraziamo Matteo Bucci, Lara Camerini e Marianna Midali. Penso che Orizzonti sia un'occasione molto preziosa per noi allievi e in generale per tutti coloro che partecipano alla conferenza. Questo perché, come suggerisce anche il nome, è un'occasione per esplorare quelle che sono le frontiere della ricerca in ambito biomedico. L'ambito è anche molto ampio, gli ospiti, che sono sempre, di grande spessore, trattano argomenti di tutti i generi e quindi è un bellissimo momento per ampliare e approfondire, gli interessi di ciascuno. Allora, fare il referente di Orizzonti è stata sicuramente una bellissima esperienza e anche molto arricchente.
prima di tutto perché imparare a organizzare e gestire una conferenza è una di quelle soft skill che ci potrà tornare utile in futuro nella professione che poi sceglieremo, e secondo poi perché permette di conoscere e parlare con queste persone che prima di tutto sono scienziati con la S maiuscola, e secondo poi sono anche persone in grado di dare consigli che si vede derivano da un'esperienza di una vita ricca, piena e anche accademicamente perfetta. Da Orizzonti mi aspetto di venire in contatto con persone che hanno a che fare quotidianamente con il mondo della ricerca e di apprenderne non solo i traguardi in ambito accademico, ma anche l'esperienza di vita. Penso sia una grande opportunità che permette di mantenere il focus sulle sfide attuali della medicina, secondo le presentate, da chi ci lavora ogni giorno. Ringraziando il professor Emanuele Di Angelo Antonio per aver accettato il nostro invito, lascio la parola al professor Vincenzo Leonetti, che si occupa di questo progetto e che introdurrà l'ospite. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati a questo nuovo appuntamento con Orizzonti in Medicina e Biologia. E oggi iniziamo il nostro percorso che prevede ben 5 incontri didattici con la presenza del professore Emanuele Di Angelo Antonio. Alcuni accenni. Il professor Emanuele Di Angelo Antonio si laurea in medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma nel 1999 e presso la stessa università consegue la specializzazione in medicina interna. Diciamo che in questo periodo il professor Di Angelo Antonio esegue una serie di viaggi all'estero, quindi si apre a un percorso formativo all'estero, per cui frequenta l'Università Pierre Marie Curie in Francia, a Parigi, dal 2002 al 2003, ha la possibilità di diventare fellow onorario del Dipartimento di Cardiologia dell'Addenbrooke Hospital all'Università di Cambridge. Tuttavia il suo percorso formativo non si interrompe, si arricchisce con delle esperienze all'estero e Master Scholar in Statistica Medica fino al 2005 alla Scuola di Londra di Igiene e Medicina Tropicale, e nel 2009 consegue il PhD in Epidemiologia all'Università di Cambridge. È uno dei massimi esperti a livello mondiale per quanto riguarda la scienza sulla salute pubblica, cosiddetta public health, focalizzandosi sul rischio cardiovascolare, in particolar modo, oltre che sul metabolismo, e attualmente è professore di epidemiologia clinica all'Università di Cambridge e da un anno e mezzo è responsabile, direttore del Centro di Health Data Science allo Human Technopole di Milano. Quindi questa nuova struttura, centro di eccellenza, che sta riportando in Italia tutti quei cervelli che qualche anno fa aveva deciso di cambiare nazione. Ha diversi riconoscimenti internazionali, è fellow della Società Europea di Cardiologia, è fellow dell'American Heart Association. Ricopre attualmente un ruolo molto importante, è chair del working group della Società Europea di Cardiologia nel Cardiovascular Risk Collaboration e ha altri incarichi molto
importanti. È associate editor di Atherosclerosis e Global Heart, è stato membro della British Heart Foundation Project Grand Committee e fa parte del comitato editoriale di numerose riviste. Il percorso formativo e esperienziale presso importanti centri di ricerca europei, le collaborazioni internazionali hanno arricchito il cursus formativo del professor Di Angelo Antonio. Attualmente è anche fellow del Royal College of Physicians di Londra e senior investigator del National Institute for Health and Care Research. Gli sono stati consegnati diversi riconoscimenti, diversi premi, e la sua attività editoriale è estremamente intensa. Pubblica su prestigiose riviste scientifiche, dal Lancet al New England Journal of Medicine a JAMA. Le sue pubblicazioni contano quasi 50.000 citazioni in tutto il mondo e ha un H-index estremamente importante di 87. Quindi oggi il professor Emanuele Di Angelo Antonio, che ha accettato il nostro invito e per questo lo ringrazio, porta alla nostra attenzione un argomento molto importante che riguarda la sanità pubblica. Quindi invito il professor Emanuele Di Angelo Antonio qui sul podio. Grazie. Grazie professore, grazie per l'invito e grazie per la splendida introduzione. E grazie anche agli studenti per l'ospitalità di tutta questa giornata. È stata veramente una giornata molto, molto intensa, molto bella, molto stimolante, quindi grazie ancora per l'invito e per il tempo che hai speso con me. Quello che volevo presentare oggi è un pochino quello che ho fatto negli ultimi anni e soprattutto come cercare di usare dati su grande scala per migliorare in qualche modo la salute degli individui. E come questi dati possono essere utilizzati da cercare di capire meglio le malattie, ma anche a come predire le malattie. E oltre a questo anche come possiamo poi utilizzare questi dati per informare la pratica clinica, quindi come possiamo avere un andamento di traslazione fra la ricerca di base, fra le tecniche di base fino alla parte clinica. E come il professore ha già detto, diciamo, questo è un riassunto di quello che il professore ha già appena descritto. Attualmente io sono a questo doppio ruolo, splittato fra l'Università di Cambridge e lo Human Technopole, quindi un pochino faccio il pendolare fra Cambridge e Milano, che è sicuramente molto stimolante, nel senso molto stimolante dopo tanti anni come a passare all'estero, ed è molto stimolante anche tornare in Italia e affrontare una realtà di ricerca diversa, ma nello stesso tempo molto ambiziosa e per me con grandi potenzialità. Parto con una domanda molto, molto banale. Che cos'è l'epidemiologia? Dato che a volte non si comprende che cos'è l'epidemiologia e cosa serve l'epidemiologia. L'epidemiologia in qualche modo ha avuto grossi anni di transizione da quello che si pensava l'epidemiologia solo in qualche modo le malattie infettive fino a quella dell'epidemiologia moderna, che è un po' più l'epidemiologia molecolare. Quello che di solito descrivo agli studenti a cui insegno, ad esempio a Cambridge, è che fondamentalmente fare l'epidemiologia è fare un po' un lavoro da detective, cercare le cause, cercare le conseguenze delle malattie e come le possiamo migliorare, no? Studiare anche i determinanti, le frequenze e usare fondamentalmente un ragionamento numerico per cercare di capire i dati e per cercare di capire le malattie all'interno delle popolazioni. Se uno parla di epidemiologia, per me non si può non partire dalla base dell'epidemiologia. John Snow è il primo studio che viene considerato come lo studio epidemiologico, la base in qualche modo dell'epidemiologia. Penso che forse la maggior parte di voi conosce questa mappa, questa è la mappa di Londra, di Soho,
un quartiere di Londra in cui Jon Snow ha basato il suo primo studio. Se passate da Londra c'è ancora una di queste water pump di fronte al pub. La maggior parte degli studenti del Master di Biologia poi si va a fare la foto vicino a water pump. Fondamentalmente in cui è riuscito a identificare la causa del colera, mentre nella pratica clinica si sospettava che fosse una malattia completamente diversa, non si sospettava che fosse una malattia infettiva. In realtà lui, utilizzando quello che è uno studio cross-sectional, è riuscito in qualche modo a identificare quali sono quelle possibili fonti della patologia e quindi poi a risalire alla fonte infettiva del colera. In questa mappa, non c'è il puntatore, ma in questa mappa potete vedere come in rosso sono cerchiate le diverse fonti di acqua dove le varie persone utilizzano l'acqua, e poi con i vari trattini identificato quali sono stati i casi di colera, i casi delle mortalità. E quindi è riuscito a correlare quali sono le fonti di acqua che portavano a maggior malattia e poi identificare tramite l'acqua, l'analisi dell'acqua, quello che era la fonte della malattia. Quindi sicuramente il primo esempio di uso di uno disegno di studio epidemiologico e di analisi dei dati che permette di capire le sorgi delle malattie. E, abbiamo fatto tanti passi avanti, si è passato dal 1800 al 2020, logicamente quello che si intende ora per epidemiologia per me è completamente diverso in qualche modo, anche se la base è sempre la stessa. E quello che per me si intende ora è veramente come si può costruire, come si può fare questi studi di grande scala che integrano una serie di informazioni che vanno dalle informazioni cliniche, dalle informazioni biologiche alle informazioni del sistema sanitario. Quindi l'integrazione di tutti questi sistemi su grande scala permette in qualche modo di avanzare le conoscenze e migliorare la salute pubblica. E qual è il vantaggio di andare a utilizzare questi studi grandi e integrativi? Una parte per me fondamentale è veramente quello di cercare di connettere i due end-to-end aspetti della medicina, dalla parte la parte biologica del DNA e dalla parte la parte delle malattie. Come facciamo a integrare, come facciamo a capire come si passa dal DNA alle malattie, logicamente con una serie di step intermedi, e come si può integrare tutta la parte di esposizione all'ambiente, alla società, che possono influenzare da ambedue le parti e anche nelle parti intermedie lo sviluppo o no delle malattie. E quindi questo in qualche modo è la sfida dell'epidemiologia moderna, cioè quello di colmare quel gap che abbiamo fra il DNA e lo sviluppo delle malattie, integrando una serie di dati molecolari, sociali e espositivi in diverso modo. Perché metto nel titolo su grande scala? Questa è un'altra diapositiva che mi piace utilizzare per cercare di dimostrare perché abbiamo bisogno di dati grandi, di grandi volumi di dati. Una parte fondamentale, io penso che sia importante avere dei dati precisi e delle stime precise che possono avere delle implicazioni sulle decisioni di salute pubblica. Una stima imprecisa non ci permette di prendere decisioni opportune. E questo in qualche modo è un esempio. In questo esempio potete vedere nel grafico alla vostra sinistra, quello che ho fatto è, da un grande studio di 500.000 persone, io ho in maniera random selezionato prima 10.000 persone, poi 50.000 e poi tutto il campione. E poi ho guardato semplicemente a qual è la relazione di due fattori molto semplici. Uno che è il body mass index, quindi un marcatore di obesità, che è molto facile da misurare, e l'altro la mortalità. E come vedete poi ho fatto un grafico in cui metto l'ASA ratio, quindi una misura di rischio relativo, quanto è il rischio associato a un certo livello di obesità rispetto alla morte, e poi i livelli di body mass index, quindi di obesità. Come vedete sul grafico a sinistra, se vi chiedessi qual è la relazione tra obesità e mortalità, sarebbe molto difficile trovare una conclusione. I quadrati sono le stime, le barre sono gli intervalli di confidenza, sono un po' da tutte le parti. È difficile aggiungere un conclusione, è difficile dire l'obesità è legata o no a una maggiore o minore mortalità. Se passo da 10.000 a 50.000 soggetti, sempre lo stesso studio, sempre è semplicemente un campionamento che ho fatto, come vedete incomincia ad essere un po' più evidente qual è l'associazione o la forma dell'associazione fra il BMI in questo caso e la mortalità.
possiamo cominciare a descrivere che c'è una curva, alcuni possono chiamarla J-shape o U-shape, in cui ci sia un aumento di mortalità con l'aumentare del BMI, quindi con un maggiore obesità, e probabilmente anche una soluzione a livelli più bassi, quindi chi è il fra virgolette sottopeso. Però ancora, diciamo, c'è molta incertezza. Quindi se poi in realtà al posto di 50.000 utilizzo tutto il campione che ho a disposizione, in questo caso 500.000, come vedete, non solo sposto leggermente le stime precise, ma fondamentalmente riduco gli intervalli di confidenza, quindi avendo una maggior confidenza nel dato e nel risultato che io ottengo. E quindi per me è lì che possiamo poi utilizzare questo tipo di dato con cui ho maggior confidenza per informare le decisioni pubbliche e di sanità pubblica e anche fondamentalmente le decisioni cliniche. E quindi l'importanza di dire: non posso fare una cosa su piccola scala, ma devo fare una cosa su grande scala per identificare in maniera opportuna e appropriata le stime che mi servono per prendere decisioni. Detto questa breve parte introduttiva, quello che voglio illustrarvi in questo modo è come questo approccio di combinare studi di grande scala con informazioni molecolari può aiutarmi a risolvere alcune di queste questioni, alcune di queste domande. E quindi quello che voglio fare nel restante tempo è quello ovviamente di portarvi degli esempi e andare un po' in giro su questo schema, partendo dalla parte eziologica, quindi come posso usare questi dati per informare lo sviluppo delle malattie, alla parte di risk prediction, alla parte più transazionale, che poi alla parte di Global Health. E quindi portarvi degli esempi su come questo tipo di approccio può essere modellato per rispondere a una serie di domande. E il focus che in questa presentazione voglio dare è un focus sulle malattie cardiovascolari. Perché le malattie cardiovascolari? Sicuramente non mi interessa le malattie cardiovascolari, ma le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo. Queste sono statistiche del WHO del 2019, in cui chiaramente dimostrato che sia la parte di ischemia miocardica sia la parte di eventi cerebrovascolari sono le prime due cause di morte nel mondo globalmente, e non sono lo sono ora, ma lo erano anche 20 anni fa e continueranno a aumentare. E se poi andiamo a guardare questo grafico per le varie, diciamo, regioni del mondo, questo è vero in tutte le regioni, sia nei paesi che vengono definiti come high income country, ma anche nei paesi che vengono definiti come low income country. Ormai le malattie croniche, soprattutto le malattie cardiovascolari, sono la prima causa di mortalità in quasi tutti i paesi mondiali. Quindi sicuramente un fattore che va, o comunque una malattia che va affrontata e che va capita e migliorata nella prevenzione e nel trattamento. Partiamo quindi dalla parte eziologica. La parte eziologica è veramente cercare di capire come e quali sono i determinanti, i fattori di rischio causali nelle malattie cardiovascolari. Perché è importante? Fondamentalmente è importante perché posso poi andare a determinare quali sono delle terapie, quali sono i target terapeutici che possono essere andati a sviluppare. E questo approccio in realtà è fondamentale anche per le case farmaceutiche, per dire qual è il prossimo target molecolare che posso utilizzare e come posso combinare questi dati per oggi su larga scala rispetto poi al dato di laboratorio che mi identifica qual è un potenziale target. E quindi l'approccio che noi abbiamo usato in questo tipo per questi studi è fondamentalmente quello che noi chiamiamo Mendelian randomization, quindi mandelizzazione mendeliana, in cui fondamentalmente cerchiamo di trarre un parallelismo fra quello che è considerato il gold standard per gli studi, per capire l'eziologia degli studi, cioè la parte di clinical trial, con come possiamo dare la genetica per andare a in qualche modo mimare quello che è un randomized clinical trial. Perché non posso fare randomized clinical trial? A volte perché è troppo presto, a volte perché sono ancora in una fase esplorativa, a volte perché sono troppo costosi. E quindi come mi può ovviamente la genetica aiutare in questo modo? E quali sono i principi di questo fattore? Il principio è che se io utilizzo una componente genetica posso andare a identificare dei geni, dei polimorfismi o dei gruppi di geni di polimorfismi che possono variare o no un fattore di rischio. Dato che la parte genetica è assegnata in maniera random alla nascita, posso utilizzare quella parte di randomizzazione per poi andare a vedere come la parte genetica correlata a un biomarcatore sia o no correlato con gli eventi finali in cui posso essere interessato.
Questo approccio è un approccio che ha preso piede soprattutto negli ultimi 10-15 anni e che ormai non solo è utilizzato nel campo di malattie cardiovascolari, ma anche in serie di altri sviluppo o comunque studio di malattie croniche. E in realtà utilizza una metodologia dell'instrumento variable che è proprio dell'econometria, cioè parte dalla parte economica, finanziaria, e poi è stata applicata in qualche modo alla medicina. E questi principi diciamo, sono molto utili, logicamente si basano su alcune caratteristiche, alcuni principi che devo rispettare. Innanzitutto il primo principio è quello che gli alleli sono allocati in maniera random alla nascita, quindi questo mi permette di mimare un randomized clinical trial e mi permette di ridurre o comunque di evitare il meccanismo del confounding, del confondimento che è tipico degli studi osservazionali. L'altra cosa è che i geni sono fissi, nel senso una volta che uno ha ereditato quel set di geni, quelli non cambiano. E quindi in qualche modo posso evitare quello che si chiama reverse causation, posso evitare il fatto che la malattia in qualche modo vada a avere un effetto sul marcatore che voglio studiare, quindi mi evita questo altro problema dell'observation study. L'altra cosa è che i geni sono fissi e danno esposizione a tutta la vita, e quindi dall'altra parte l'implicazione di questo concetto è che ti può evitare il problema del regression dilution bias, cioè nel senso di come un'esposizione misurata in un tempo in realtà poi non è costante durante il resto della vita. E perché mi è utile usare questa tecnica? Fondamentalmente perché posso incominciare a differenziare quello che è una correlazione semplice da un rapporto causa-effetto. E in questa diapositiva mostro un'osservazione abbastanza banale, che è quella del colesterolo, che ormai è ben noto, diciamo, a tutti quanti come il rapporto causa-effetto fra il colesterolo, soprattutto il colesterolo probabilmente cattivo, LDL, con lo sviluppo delle malattie cardiovascolari. E questo è stato provato in qualche modo dai trial, da una serie di trial che hanno dimostrato come l'abbassamento del colesterolo possa una riduzione degli eventi. E quindi in questo esempio noi in qualche modo proviamo a dire possiamo testare il nostro approccio, possiamo testare l'approccio della Mandela randomization per capire se mi dà la risposta corretta. E quindi come vedete sulla sinistra avete la relazione fra LDL e malattia coronarica, uno studio osservazionale, quindi osservo, misuro il colesterolo e poi lo correlo con un dato di evento, e come vedete c'è una associazione. E poi dall'altra parte come posso usare l'approccio che ho appena descritto di genetica epidemiologica o Mandela randomization per andare a confrontare se questo meccanismo è vero in qualche modo. E quindi utilizzando ad esempio la genetica relativa al recettore dell'LDL posso vedere come l'associazione del recettore dell'LDL è associato con un minor livello di colesterolo e quindi di conseguenza è associato con un minor rischio di malattia cardiovascolare, e quindi posso confermare quello che ho osservato in realtà nei clinical trial, che ridurre il colesterolo mi riduce l'evento cardiovascolare. In qualche modo un proof of principle study in cui mi dimostra che questa tecnica mi permette di approcciare, di capire e di differenziare quello che è un'osservazione o una semplice correlazione da quello che è una reazione causa-effetto. E logicamente questa cosa posso arricchirla, nel senso non posso, in un esempio precedente ho usato semplicemente un singolo polimorfismo, ma posso arricchirla usando molti polimorfismi. Posso usare degli score che mi permettono di combinare varie varianti genetiche e quindi andare a vedere come, in maniera in qualche modo dal punto di vista statistico più potente, andare a vedere qual è la correlazione di quel biomarcatore con l'evento di interesse. E in qualche modo questo lo posso anche espandere poi correlando quelle che sono le stime genetiche da quelle osservazionali o quelle dei trial. E quindi in questo grafico, come vedete, sono stimate, diciamo, sono messe in relazione vari studi, ogni quadrato è uno studio, vari studi in cui dimostrano sia la parte genetica, quindi come c'è una correlazione fra il livello di LDL e le malattie cardiovascolari usando uno strumento genetico, sia usando degli studi osservazionali o sia usando degli stime di trial. E cosa si dice questo? Uno ci dice che la direzione è costante, quindi che c'è una direzionalità concordante, quindi mi rafforza a livello di causalità, ma ci dice anche un'altra informazione,
che in realtà il trial, che la maggior parte dei trial sono a breve termine, mi danno probabilmente una sottostima dell'effetto di cui io posso stimare tramite la correlazione generica. Perché la correlazione generica, come ho detto, ti dà un'esposizione a lungo termine, quindi mi può permettere, mi può dare un'inferenza, dire che in realtà è probabile che l'effetto dell'abbassamento del colesterolo sulle malattie cardiovascolari sia molto più potente se esposto a lungo termine rispetto a quello che osserviamo sul trial, in cui sono di solito a breve termine, massimo di solito 5 anni. Quando erano. Come quindi abbiamo detto sulla parte di colesterolo, in qualche modo era un po' un argomento self-fulfilling, come si dice in inglese, nel senso che lo sapevamo già che il colesterolo era una causa-effetto, è solo una dimostrazione che questa tecnica funziona in maniera appropriata. Però questa tecnica può essere utilizzata anche in altri modi. Questo esempio è uno studio che abbiamo fatto un po' di anni fa, in cui abbiamo utilizzato delle varianti genetiche associate a questa lipoproteina che si chiama LPLA2, che è stato un target di alcuni sviluppi farmaceutici, e abbiamo cercato di capire come questa variante genetica poteva essere legata o no, relazionata o no, uno a livello delle lipoproteine e poi agli eventi cardiovascolari. Come vedete in questa parte, in quella grafica a destra, in rosso è l'associazione con la lipoproteina, quindi che c'era, quindi è uno strumento genetico valido; in nero è l'associazione con la malattia cardiovascolare, che non c'è un'associazione, quindi la parte generale suggeriva che in realtà non c'era una causa-effetto. A sinistra è il clinical trial che è stato fatto da una delle case farmaceutiche, che era stata in realtà informata di questi dati che erano in produzione, che avevamo in produzione, hanno in ogni caso davanti al trial, come vedete il trial è negativo, e quindi corrisponde in realtà a quello che era poi la componente genetica. Quindi può aiutare questo strumento non solo a evidenziare quello che è un fattore di rischio, ma anche a depriorizzare i trial in cui possiamo aspettarci un evento negativo, quindi comunque un evento nullo, scusate. E quindi in realtà se uno avesse guardato questi dati genetici prima dell'inizio del trial, non avrebbe dovuto fare il trial, perché le probabilità di successo erano sicuramente minime. Nello stesso tempo ci può permettere, quindi, da una parte abbiamo detto di confermare quello che già sappiamo, dall'altra di informare in maniera negativa, ma dall'altra anche di poter capire come possono sviluppare alcuni farmaci. Questo è l'esempio dell'interleuchina 6, in cui, sempre usando la stessa metodologia, abbiamo individuato che la parte genetica legata all'interleuchina 6 permette, è sì legata a una riduzione delle malattie cardiovascolari, ma nello stesso tempo è legata allo sviluppo possibile di una serie di potenziali side effect, e quindi lo sviluppo di una medicina, o comunque di un terapeutico sull'interleuchina 6 e soprattutto sul signaling dell'interleuchina 6 può essere molto difficile se uno vuole prevenire le malattie cardiovascolari senza provocare alcuni effetti collaterali. Tante domande che ci può permettere di rispondere a questo approccio sono domande anche più complesse, nel senso, finora abbiamo sempre ragionato su un rapporto lineare, cioè fra un'associazione che all'aumentare di un marcatore o al diminuire di un marcatore c'è un aumento, una diminuzione lineare della malattia. Ma questa metodologia può essere usata in maniera anche più complessa, e quindi ci permette anche di studiare delle reazioni non solo lineari ma anche diverse. In questo caso quello che abbiamo fatto è abbiamo cercato di studiare la reazione fra la funzionalità renale e di nuovo le malattie coronariche. E come vedete sulla sinistra avete il dato osservazionale, che quindi ci suggerisce che c'è una relazione curvilinea, scusate ogni tanto mi esco una parola in inglese dato gli anni passati in Inghilterra, ma una situazione non lineare fra la funzionalità renale, in questo caso misurata come la glomerular filtration rate, e l'incidenza di malattie cardiovascolari. Come vedete, questa suggerisce che quindi c'è un aumento del rischio per livelli più bassi, quindi quando diminuisce la funzione renale, ma probabilmente anche per livelli più alti, in maniera un po' paradossale. Che cosa ci permette di utilizzare uno strumento genetico in questo caso? Ci permette di dire che sì, di confermare la soluzione lineare nel diminuire la funzione renale, ma anche di non confermare quell'aumento di rischio quando la funzione renale aumenta in maniera molto più fisiologica rispetto ai dati osservazionali. E quindi anche qui ci dice che in realtà possiamo considerare in qualche modo come la reazione fra funzione renale
e malattia coronarica sia un rapporto di causa-effetto. E quindi uno dei passaggi che è interessante, uno dei pathway che è interessante studiare per andare a ridurre la mortalità o l'incidenza in malattia cardiovascolare. Logicamente per fare questi studi c'è bisogno di grandi numeri. In questo caso noi abbiamo utilizzato dati su 650.000 soggetti che vengono da diverse coorti, come vedete evidenziate qui sulla sinistra, includo UK Biobank, EPIC, Million Veteran Project, quindi in cui fondamentalmente c'è un grande utilizzo dei dati, sono dei metodi che sono data hungry e quindi hanno bisogno di molti dati per riuscire a stimare con precisione queste curve, queste relazioni. Quindi abbiamo detto della funzione del renale e di marcatori interessanti, ma possiamo fare anche andare a capire quali sono le relazioni con diverse malattie, quindi non solo con le malattie cardiovascolari, ma con una serie di patologie. In questo caso quello che abbiamo fatto qui è quello di andare a capire come esempio il tiro Mellent sia associato, quindi la variazione del tiro Mellent sia associato non solo con una serie di malattie, alcune in una direzione, alcune in un'altra. Quindi quello che potete vedere sulla sinistra è come uno cerca di sviluppare degli strumenti genetici che ci aiutano in questa analisi, sulla destra come questi possono essere, questi strumenti genetici possono essere associati con una serie quindi di malattie abbastanza in maniera agnostica, quindi andare a capire veramente come fattori nuovi di cui ormai non sono stati studiati in precedenza sono relazionati con diversi tipi di malattie. Quindi conclusa un po' la parte di come noi possiamo usare questi strumenti per la parte di eziologia, quello che voglio passare invece è come possiamo utilizzare sempre questi dati dal punto di vista ricchi, dal punto di vista molecolari, sulla parte di predizione del rischio. E anche qui in qualche modo mi concentro sulla parte di malattie cardiovascolari, perché è quello su cui ho applicato o studiato la maggior parte del mio tempo. Perché vogliamo stimare il rischio delle malattie cardiovascolari? Qual è l'interesse clinico? Prima di tutto perché vogliamo comunicare e monitorare il rischio clinico. Secondo, perché vogliamo in qualche modo motivare il cambiamento o di cambiamenti di stile di vita, per esempio, nei pazienti in cui hanno bisogno di questo. Terzo, perché in qualche modo il sapere il rischio dell'individuo e della popolazione ti può permettere di allocare in maniera molto più efficace le risorse che uno può avere a disposizione. Nel senso, ormai sappiamo, ad esempio, che la riduzione del colesterolo è efficace, dal punto di vista economico è difficile offrirla a tutta la popolazione. Come faccio a identificare le persone o le porzioni di popolazione che sono a maggior necessitano maggiormente di un intervento terapeutico? E questo è rilevante dal punto di vista clinico. Le linee guida internazionali e anche quelle italiane raccomandano solo di usare dei modelli di predizione per stimare il rischio cardiovascolare solo a 10 anni, e in base a quel modello, a quella la predizione del rischio, viene poi assegnato a una terapia. Questo succede da tanti anni a livello internazionale, in livello americano, nordamericano, a livello italiano, a livello europeo, quindi ormai è parte integrante della pratica clinica. C'è poi un altro aspetto, quanto noi viene utilizzato, ma sicuramente viene raccomandato l'utilizzo dal punto di vista sia della parte della cardiologia ma anche del medicina di prevenzione primaria. E di solito questi modelli sono molto semplici, includono dei fattori abbastanza banali da raccogliere: età, sesso, pressione, se uno fuma o no, i livelli di lipidi o se uno è diabetico o no, quindi fattori molto semplici fondamentalmente per implementare, per favorire la pratica clinica. E sono stati diversi i modelli che sono stati sviluppati negli anni. Questi sono sviluppati un po' di anni fa. Il principale, fondamentalmente quello maggiormente conosciuto, è quello che è il Framingham Risk Score, che è un pochino il primo che è stato sviluppato, che è stato maggiormente adottato, anche soprattutto in Nord America, ma non è l'unico. E una delle domande che spesso avviene è sono diversi, quale devo utilizzare? Quale di questi devo utilizzare per la mia pratica clinica? Come posso confrontarli, come posso capire se sono diversi e possiamo migliorarli in qualche modo. Quindi abbiamo provato a rispondere a questo tipo di domande, no? Per rispondere a questo tipo di domande cosa abbiamo utilizzato? L'approccio che vi ho descritto prima, nel senso di usare grandi studi con grosso dettagli, ma anche di usare delle misure statistiche che ti permettono di quantificare la predizione. In questo caso quello che noi abbiamo fatto, ci siamo focalizzati su esempio delle misure di discriminazione, quindi quanto riesco a discriminare fra chi ha un evento e chi non ha un evento, come faccio a riclassificare, quindi come muovo il rischio degli individui,
nelle diverse categorie di rischio, e poi come faccio a capire qual è l'impatto di public health, cioè come faccio a modellizzare quei risultati per capire quanti eventi avrei potuto prevenire se avessi modificato quel determinato risk. Quindi il nostro primo pezzo, il nostro primo parte di studio su questa cosa era quanto differiscono questi algoritmi di prevenzione, di predizione che erano stati sviluppati. E in questa slide quindi vedete come sono, ad esempio, ne abbiamo confrontati quattro che vengono comunemente raccomandati, che erano raccomandati dalle linee guida internazionali, e quello che in qualche modo abbiamo dimostrato è che sì, possono variare nella loro capacità di discriminare, ma la differenza è minima. E quindi c'era molto dibattito, il mio meglio del tuo, questo funziona meglio di quello. In realtà, quando tu li vai a guardare e li vai a confrontare in maniera appropriata, utilizzando gli stessi outcome e su grandi studi, in realtà ti dimostra che le differenze sono abbastanza minime. Quello che avete sulla destra sono i cambiamenti del quello che è C-index, che è una misura di discriminazione, che è sempre molto piccola, ma in questo caso è particolarmente piccola la variazione, quindi anche se statisticamente significativa, sicuramente di poca rilevanza clinica. Detto che quindi sono simili, che effetto hanno quando li vado ad applicare in pratica clinica? Purtroppo, anche se sono simili dal punto di vista di capacità di discriminare, se li vado ad applicare dal punto di vista clinico, hanno un effetto differente. L'effetto differente in questo caso non abbiamo misurato, uno, sui pazienti che vengono raccomandati al trattamento, e due, sulla quanti pazienti posso evitare un evento se vengono allocato al trattamento corretto. E perché sono differenti? Perché utilizzando questi score vengono di solito raccomandati con dei livelli di threshold differenti di trattamento, e quindi quando vado a guardare come funziona, ad esempio guardando, non so, un 5%, un 10% di threshold, questi in realtà possono variare nel numero di persone che tratto, dai 20.000 ai 40.000 su 100.000 soggetti. Quindi grossi cambiamenti sul numero che possono impattarli. Però uno dei problemi fondamentali di questi studi è che questi studi spesso vengono fatti e vengono sviluppati su popolazioni molto piccole, questi algoritmi di prevenzione. Quindi è difficile poi la trasportabilità di questi algoritmi, è molto difficile quando vado a applicarli ad altre popolazioni. E quindi quello che noi abbiamo fatto è dire: ok, sappiamo ora che sono differenti, ma cosa succede se li adattiamo, se li ricalibriamo sulla popolazione di interesse? E quindi come faccio a adattare rispetto a quelle che sono le caratteristiche della popolazione che è in studio? Facendo questo, in realtà abbiamo scoperto che in realtà non solo la capacità discriminatoria è simile, ma anche la loro capacità, il loro impatto sulla salute pubblica è assolutamente identico. Quindi quando vedete le linee sul figura a destra, dopo un processo di adattamento, di ricalibrare gli score su l'incidenza e il fattore di rischio della popolazione che mi interessa, non c'è alcuna differenza. E quindi evidenziando come non è tanto importante la loro capacità di discriminatoria, quanto è importante quanto quelli modelli di predizione siano adatti alla popolazione in studio, e questo è un aspetto fondamentale. E questo è quello che evidenzio in questa slide, nel senso che in realtà la maggior parte di questi modelli funziona e ha dei rischi relativi che sono abbastanza simili. Ma la cosa importante, la cosa problematica, non è tanto il rischio relativo, la cosa problematica è quanto il livello di rischio di base di quella popolazione, l'incidenza di malattie e il livello di fattori di rischio varia da una popolazione all'altra. E quindi quello è un fattore su cui in realtà lo sviluppo dei modelli di predizione di rischio si deve concentrare, non tanto su quali variabili inserire, ma tanto su come faccio ad adattare il modello di rischio alla popolazione di interesse. E quindi negli ultimi anni abbiamo sviluppato in qualche modo un modello, un processo di dire: così dobbiamo cercare di sviluppare i modelli di predizione di rischio futuri, se vogliono essere applicabili in pratica clinica. E quindi quello che abbiamo ideato è quello di dire: ok, abbiamo bisogno di una parte di sviluppo del modello, in cui abbiamo bisogno di dati prospettici di coorte, abbiamo poi bisogno di una fase di ricalibrazione del modello, cioè come faccio ad adattare quel modello a popolazioni di interesse. E per questo ho bisogno di dati rappresentativi, ho bisogno di dati che mi rappresentano la popolazione di mio interesse. Quindi se voglio applicare uno score in Italia, ho bisogno di dati, statistiche, di incidenza, di fattori di rischio cardiovascolari di quelli degli italiani. A maggior ragione potrei fare anche a livello regionale o anche a livello locale. Quindi c'è la necessità di avere dati rappresentativi che mi permettono di adattare questi score.
Logicamente poi lo step successivo è quello di cercare di valutare se questi score funzionano veramente, quindi di una validazione esterna, e poi di capire come possono essere le implicazioni di questo score. E quello che abbiamo fatto è abbiamo utilizzato questo modello che abbiamo sviluppato per lavorare sia con il WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia con lo Studio Europeo di Cardiologia, per sviluppare dei modelli da poi attuare in pratica clinica. Questo è l'esempio di quello che abbiamo fatto con il WHO. Fondamentalmente abbiamo utilizzato dati su 85 studi di coorte, su circa mezzo milione di soggetti. Abbiamo poi adattato questi score utilizzando le statistiche del Global Burden of Disease, che fondamentalmente è una delle sono le statistiche che vengono prodotte dall'Institute of Health Metrics and Disease a livello internazionale su quali sono le incidenze delle malattie, di tutte le malattie e anche dei fattori di rischio, e poi l'abbiamo validato per testare se funzionava o no questo processo. E quello che abbiamo fatto, fondamentalmente siamo andati a sviluppare degli score che sono adattabili a differenti regioni globali. Sono ancora delle macro regioni. Il motivo per cui sono delle macro regioni è perché in realtà il dato a livello nazionale, soprattutto globale, è molto scarso. C'è una mancanza di dati di qualità dalla maggior parte dei paesi, non solo da paesi low middle country, ma anche da molti paesi high income country, in cui c'è una scarsità di dati che possono essere utilizzati, almeno di accesso. I dati ci sono, ma non sono accessibili per poter utilizzare per ricalibrare, ad esempio, i modelli di previsione. E come ho detto, abbiamo fatto sempre la stessa cosa anche con la parte europea, in questo caso un processo molto simile, ma focalizzandoci sul continente europeo. E questo score, che si chiama Score 2, attualmente è quello che è raccomandato dalle linee guida europee di prevenzione cardiovascolare uscite nel 2021. E sono poi stati integrati sia quello di europeo sia quello del WHO, sono integrati sia nelle linee guida sia in app, mobile app o website che permettono di utilizzarlo. E quindi speriamo che l'utilizzo di questi score in qualche modo faciliti o comunque sia uno strumento di implementazione e di migliore prevenzione dal punto di vista cardiovascolare. Come vi ho detto, questa in qualche modo era la base, nel senso, ok, come funziona quello che abbiamo ora, come possiamo migliorarlo senza inventarci troppo altre misurazioni, soprattutto perché pensiamo all'applicazione globale e mondiale. L'altra domanda in qualche modo più sperimentale ci siamo posti è: ma come possiamo utilizzare altre informazioni? In particolare, come possiamo utilizzare informazioni genetiche per migliorare la predizione del rischio? C'è tanto discorso in qualche modo su come è possibile, come possiamo utilizzare la predizione del rischio. Ci sta anche un grosso interesse dal punto di vista dell'industria privata, che offre a volte degli screen genetici con la promessa in qualche modo di ridurre il rischio di sviluppo malattia. Quindi il nostro interesse è dire: ma c'è veramente un vantaggio nell'utilizzare la parte di genetica per ridurre il rischio? E quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di, utilizzando anche qui diversi studi con diverse centinaia di migliaia di partecipanti, dire: ok, come possiamo valutare questa cosa? Una volta che l'abbiamo valutata, come possiamo valutare il potenziale impatto dal punto di salute pubblica su dati, in questo caso inglesi, in questo caso utilizzando ad esempio i dati della primary care, quindi dei medici di famiglia inglesi, che sono disponibili su grande scala. E quindi quello che abbiamo studiato è dire: ok, cosa succede quando aumentiamo quando mettiamo un rischio poligenico all'interno del nostro modello? Come vedete da questo è un grafico che illustra la discriminazione, quindi la capacità di differenziare tra chiaramente e chiaramente, l'aggiunta di dei marcatori genetici qualcosina aumenta dal punto di vista di discriminazione, ma comunque un aumento abbastanza minimo rispetto a quello che ci aspettiamo per una pratica clinica in qualche modo. E anche dal punto di vista di quanto uno può fare la parte di modellistica, quanto questo migliora? Il miglioramento anche qui è marginale, quindi finora in qualche modo non siamo ancora al livello in cui l'utilizzo dei marcatori genetici veramente ti permette di cambiare la pratica clinica. Abbiamo parlato di eziologia, abbiamo parlato di risk prediction, voglio fare un breve passaggio sulla parte traslazionale, fondamentalmente su come
anche qui studi di grandi dimensioni possono facilitare l'implementazione nella pratica clinica. E per questo quello che abbiamo fatto in qualche modo è cercare di capire come possiamo utilizzare diversi studi e come questi studi possono essere disegnati in modo tale che abbiano un'implementazione diretta. In questo caso abbiamo non solo guardato la parte cardiovascolare, ma anche la parte di donatore di sangue. Uno dei miei altri interessi, oltre alla parte cardiovascolare, è lavorare con il sistema di donazione di sangue, quello che si chiama NHS Blood and Transplant Service in Inghilterra, che è un sistema nazionale. E quindi abbiamo lavorato con loro per cercare di dire quali sono le domande, quali sono i problemi che voi avete e come possiamo affrontarli sviluppando studi che siano dei prodotti reliable. E in questo caso, questi ultimi due studi che abbiamo fatto, sia Interval, in cui abbiamo reclutato 50.000 donatori, per cercare di rispondere a domanda appunto ogni quanto un donatore può donare, diversi paesi europei hanno delle diverse frequenze di donazione. Qual è una donazione accettabile, qual è la frequenza giusta dal punto di vista sia di efficienza sia di salute del donatore. O altrimenti il secondo studio che abbiamo appena concluso, quello che si chiama Strides, in cui abbiamo reclutato 1.3 milioni di donatori, per cercare di rispondere alla domanda come possiamo prevenire le sincopi nei donatori. Perché è così grande? Perché in realtà le sincopi è un evento relativamente raro in donatore. E quindi se uno vuole rispondere a questa domanda in maniera reliable deve coinvolgere tanti donatori. 1.3 milioni di donatori, fondamentalmente abbiamo fatto uno studio di 3 anni su tutto il sistema sanitario di donazione di sangue. Questo è quello che il disegno in cui abbiamo adottato su Interval, fondamentalmente, in cui abbiamo quindi reclutato grossi numeri di donatori, abbiamo randomizzati su diverse frequenze di donazioni, 8, 10, 12 per gli uomini, 12, 14, 16 per le donne, in cui quelle più alte sono quelle che attualmente vengono usate. L'interesse fondamentalmente del sistema sanitario era: possiamo, in caso di necessità, diminuire le frequenze. Se c'è scarsità di sangue, possiamo diminuire la frequenza in cui il donatore dona. E la risposta che abbiamo avuto è fondamentalmente sì, nel senso che, come vedete dalle figure a sinistra, quello che dimostra è che in realtà, soprattutto in rosso, diminuendo la frequenza aumento la quantità di sangue che viene raccolto, più per gli uomini che per le donne. Logicamente questo aumento di frequenza può portare a un aumento di alcuni potenziali effetti collaterali della donazione. A sinistra avete esempio la parte di feeling faint, un feeling more tired than usual, che sono leggermente aumentati durante il trial, quindi dimostrando che sì, è abbastanza sicuro aumentare la donazione, posso ottenere più sangue, ma bisogna stare attenti in qualche modo che non può essere fatto troppo a lungo termine, perché può portare a diversi effetti collaterali. L'ultima parte che volevo brevemente discutere è quella di posso esportare questo sistema di grandi studi e dettagliati studi, non solo, cioè posso esportarlo dagli high income country ai low income country, posso avere un approccio globale su questo. E questo perché in realtà la maggior parte degli studi sono in Europa e in Nord America, e c'è una scarsità di informazione da diverse etnie, anche se ormai il nostro panorama nazionale e internazionale è molto mix, quindi è un po' difficile non prendere in considerazione la totalità del mondo. E quindi quello che abbiamo fatto è ovviamente cercare di sviluppare degli studi e di esportare la nostra metodologia, il nostro approccio a livello globale. Ad esempio quello che abbiamo fatto è abbiamo ad esempio raggruppato diversi studi per un totale di circa 10 milioni di soggetti per vedere come è la relazione fra quello che ho fatto vedere all'inizio, fra il body mass index e la mortalità. E come vedete anche qua, cosa evidenzia? Che probabilmente la relazione è molto simile fra Europa e East Asia, ed è abbastanza reliable, ma quando andiamo sul South Asia non sappiamo se quella relazione è una relazione differente, che è probabile, o se è una relazione perché mancano i dati, anche lì è probabile. E quindi evidenziando che in realtà c'è necessità di sviluppare questi studi e questo approccio anche a livello globale. E quello quindi che abbiamo fatto, abbiamo reclutato circa 100.000 soggetti in diversi paesi, fondamentalmente concentrandoci sulla parte del sud dell'Asia, in particolare in Bangladesh, dove c'è la nostra maggiore attività, in Sri Lanka e poi in Malesia, utilizzando dei metodi di studio differenti, ma cercando di rispondere alle domande e utilizzare l'approccio che abbiamo usato finora, ma anche in diversi contesti. E
qual è, abbiamo detto, l'approccio che noi abbiamo fatto? È quello ovviamente di creare queste biobanche che possono essere utilizzate per tutto quello che vi ho descritto, ma che possono essere utilizzate non solo da noi, sono accessibili a tutti quanti. Quindi questo esempio è l'esempio di quello che noi chiamiamo UK Blood Donors Studies, che è l'insieme di una serie di studi sui donatori, Interval che vi ho mostrato, ma anche altri, in cui abbiamo fondamentalmente collezionato informazioni sui soggetti, sia questionari, sia campioni di sangue, sia linkage con il health record, e abbiamo misurato una serie di fattori che vanno dal DNA all'RNA, alle proteine, fino ad arrivare poi, come ho detto, alle collezioni di informazioni cliniche. E la cosa per me importante che ho cercato di fare è di sviluppare questi studi che sono aperti a tutti i ricercatori. Quindi questa, ad esempio, è una risorsa che qualunque ricercatore in qualunque parte del globo può richiedere accesso, può avere accesso, può utilizzarle per ricerche di interesse nazionale o internazionale. E la stessa cosa abbiamo fatto, come vi ho appena detto, in Bangladesh, in cui abbiamo recuperato 75.000 soggetti, anche qui con uno stile approccio in cui stiamo cercando di costruire allo stesso modo come abbiamo fatto in UK, ma cercando di costruire allo stesso modo per permettere lo studio sia a livello nazionale e internazionale e l'accesso di questi dati a tutti i ricercatori. Se ho altri due minuti, volevo fare solo una parentesi su quello che stiamo facendo a Human Technopole. Quello che ho descritto finora è quello che è in qualche modo quello che ho fatto finora, e quindi uno sguardo alle spalle, uno sguardo al passato, e quello che volevo darvi un'idea è quello che quello è lo sguardo al futuro, e soprattutto al futuro italiano, che in qualche modo poi è parallelo a quello che sa anche il futuro inglese, ma per darvi un'idea su quello che stiamo facendo. Come detto all'inizio, io sono il direttore del Health Data Science Center del Human Technopole, che è uno dei sei centri che c'è Human Technopole. Human Technopole è quella struttura lì in fondo, vicino all'albero della vita, a quello che era la sede dell'Expo 2015 a Milano. Un palazzo molto interessante, anche se poco adatto alla ricerca, ma sicuramente uno spazio interessante per collaborazioni e per cercare di combinare la parte di Health Data Science con la parte più molecolare, con la parte più di biologia molecolare più avanzata. E questi sono i componenti del gruppo. Il centro è stato sviluppato in collaborazione col Politecnico di Milano, e quindi abbiamo una grossa componente metodologica e analitica in collaborazione con col Politecnico, soprattutto con Francesca Ieva, che è la associate head del centro. Ed è un gruppo che sta crescendo, quindi questi sono il gruppo iniziale, pianifichiamo di diventare almeno il doppio nel prossimo anno, quindi siamo in una fase di espansione e di reclutamento di persone che sono interessate a lavorare con noi. Qual è la nostra visione? La visione un pochino è quella che abbiamo detto finora, cioè come posso utilizzare dati di grande scala e tecniche di analitica avanzata per migliorare la salute della popolazione. E la popolazione non è solo la popolazione italiana, anche se un focus sicuramente è sulla popolazione italiana, ma è sulla popolazione mondiale. Cioè come possiamo produrre dati e informazioni reliable che ci permettono di migliorare la salute. In questo caso lo vogliamo fare su tre dimensioni. Mentre a Cambridge erano anche lì varie dimensioni, ma era fondamentalmente concentrato sulla parte adulti, in questo caso abbiamo espanso la nostra orizzonte. E quindi quello che vogliamo fare sono tre dimensioni fondamentalmente. Uno di scala, vogliamo fare studi grandi, vogliamo fare approcci su population scale, national scale. Vogliamo fare degli approcci dettagliati, come abbiamo descritto, quindi andare dalla genetica all'evento clinico con il dettaglio in between. E poi vogliamo avere anche un lifetime perspective. Quindi vogliamo partire dalla parte dell'infanzia, o comunque ancora prima dell'infanzia, delle gravidanze, fino ad arrivare poi all'età avanzata. Ed è per questo esempio che nel centro di Human Technopole uno dei primi group leader che abbiamo reclutato è Luisa Zuccolo, che si occupa fondamentalmente di maternal and child health, e si occuperà anche quindi di espandere questa parte non solo maternal and child, ma anche nella parte di giovani adulti. Qual è il valore di questo approccio? Lo siamo detti, lo volevo ridire. Questo approccio a larga scala e di combinazione scala e molecolare ci permette di andare a capire meglio le malattie, di aprirle meglio e di identificare potenziali terapeutic target se interessanti. E quindi abbiamo in qualche modo sviluppato una strategia di cercare di arrivare a questa nostra ambizione. Questa è la strategia iniziale che abbiamo fatto, e quindi è fondamentalmente quella di cercare di usare i dati che abbiamo, i dati che sono presenti, le coorti,
i dati ospedalieri, i dati di registro, di generare nuove popolazioni, di generare nuovi studi, sia dal punto di vista di generare nuovi studi, ma anche di arricchire nuovi studi, e poi quello di anche di migliorare i dati presenti. E questa è una cosa che vogliamo fare anche a livello nazionale. Vogliamo creare delle risorse che siano aperte a tutto il territorio nazionale, che siano in grado di accessibili e siano condivisibili con tutto il territorio nazionale. Non solo delle risorse, anche degli strumenti. Ad esempio, come possiamo curare i dataset che abbiamo dal punto di vista ospedaliero, come possiamo armonizzare questi dati che possono poi permettere accesso e analisi in diverso tipo. Vi porto solo un paio di iniziative che stiamo in quel momento svolgendo. Una è quella, ad esempio, di utilizzare dati di registri elettronici, e anche qui siamo in collaborazione con la Regione Lombardia, nazionale ma anche con internazionale, con il Fin Registry e con i dati finlandesi, di andare veramente a capire come possiamo utilizzare questi dati per rispondere a malattie, a rispondere a domande dal punto di vista clinico rispetto all'eziologia, al risk prediction delle malattie croniche. Un altro esempio di quello che stiamo cercando di fare è veramente andare, come ho detto, caratterizzare ancora di più dal punto di vista molecolare alcune di queste popolazioni. E quindi abbiamo appena finito la misurazione, ad esempio, di 7.000 proteine su 25.000 soggetti divisi in tre coorti, una inglese, una del sud South Asia e una italiana. Quindi come possiamo unire questi dati, studiare questi dati in profondità per andare a capire meglio le malattie. O utilizzare metodi analitici abbastanza avanzati, quindi ad esempio questo, soprattutto i lavori che sono supportati dalla capacità analitica del Politecnico, su come possiamo andare a pensare a nuove metodologie di analisi per andare a sempre a capire le traiettorie o lo sviluppo di malattie croniche. Questo avevo già accennato, quindi il fatto come non solo siamo interessati all'adulto, ma siamo interessati anche all'early life, e quindi come Luisa Zucco lì in alto sta cercando di sviluppare il suo gruppo che si rapporti proprio su questa parte di ricerca. Dall'altra parte, quello che vi ho detto, e anche nella mia esperienza, è quello di sviluppare studi a livello inglese e internazionale. E quindi uno dei nostri obiettivi è quello di portare non solo all'estero questa expertise, ma anche all'italiano. Quindi stiamo lavorando, ad esempio, con i colleghi dell'EURAC a Bolzano per espandere il loro studio, che è uno studio regionale, per essere più grande, ma non solo poi per espandere a livello da subregionale a regionale, ma anche come poi possiamo utilizzare questa metodologia per espanderci a livello nazionale. L'Italia è particolarmente indietro in questo campo. Una delle figure che ho passato rapidamente era una figura che mostrava quali sono gli studi che hanno più di 50.000 soggetti in tutto il mondo. L'Italia è uno dei pochi paesi, insieme a altri paesi in via di sviluppo, che non ha neanche uno studio. È un grosso gap nella pratica e nella ricerca e soprattutto nell'epidemiologia. E quindi c'è la necessità di sviluppare, pensiamo, queste cose e di implementarle dal punto di vista nazionale. Ovviamente non ci interessa la ricerca, ma ci interessa anche la parte di training. Abbiamo un programma di PhD con col Politecnico, si chiama Data Analytics and Decision Science, che è un programma molto avanzato di analisi, accessibile però a tutti quanti gli studenti, sia medicina che non medicina. È un programma di dottorato fondamentalmente in data science, per me è molto exciting, perché nel senso che permette di integrare le scienze più analitiche con le scienze più medico epidemiologiche. Non è un hub, ma quasi. Se siete interessati o se avete qualcun interesse, noi siamo sempre aperti a accogliere persone capaci e che hanno voglia di lavorare. Ma facciamo anche corsi sia interni che esterni, quindi sia, ad esempio, abbiamo appena sviluppato un corso che sarà a metà febbraio, veramente per andare più in dettaglio sulla parte di come usare la statistica e la parte biologica. Ci siamo resi conto che in qualche modo c'è una grossa carenza, soprattutto in chi fa analisi biologiche, chi ha un focus prettamente biologico, nel capire poi quali sono le tecniche analitiche che vengono utilizzate. Per finire, e so che sono andato oltre il tempo e mi dispiace, quello che è veramente il concetto e quello che abbiamo illustrato in qualche modo finora è che in realtà il nostro approccio e quello che uno vede è quello di sviluppare e integrare diversi metodi che partono dalla genomica fino ad arrivare all'informazione clinica. E pensare veramente solo tramite l'integrazione di questi diversi
livelli di informazione su grande scala ci permetta poi in realtà di avanzare la pratica clinica e di informare le misure di public health in maniera efficace e reliable. Grazie ancora per la vostra attenzione e per il vostro invito. Bene, allora grazie al professor Di Angelo Antonio per aver dato visione a un approccio estremamente moderno e estremamente affascinante, anche perché mettere insieme aspetti apparentemente così lontani come la genomica, il signaling molecolare e il dato clinico di popolazione è indubbiamente un approccio stimolante che i preclinici si fermano ovviamente un po' prima perché non hanno la popolazione sul modello sperimentale, no? Ma questa integrazione multidisciplinare viene perseguita. Il fatto che la si voglia declinare in ambito di popolazione è estremamente stimolante, quindi grazie per questa visione moderna. E inizia la fase della nostra discussione e quindi io invito gli allievi della scuola a presentare le loro curiosità, le domande. Non ci sono domande sbagliate, ci sono solo domande a cui non si può rispondere. Quindi vi invito a... Chi è che rompe il ghiaccio? Qualcuno di voi? Senza colpo ferire? Poi diamo la parola anche... Ok, puoi venire qui. Diamo la parola anche agli ex studenti che oggi hanno 50 anni, 60 anni, 40 anni, 30 anni. Vieni. Vieni qui. I presenti. Buongiorno, sono Federico Lorè del quarto anno di medicina, abbiamo già avuto modo di parlare oggi. Volevo semplicemente chiederle se tutti questi grandissimi database che si possono avere a disposizione potrebbero essere utilizzati per costruire artificialmente un macro gruppo per poi condurre una ricerca a partire da un gruppo più piccolo che è quello specifico magari per il contesto in cui vive o per determinati parametri su cui vorremmo condurre una ricerca. Questo ovviamente rischierebbe di ampliare tutta una serie di bias che abbiamo nel gruppo piccolo, però dall'altro lato potrebbe permetterci di fare insomma uno step up della qualità di una ricerca che altrimenti sarebbe su un gruppo più limitato. Sì, cioè nel senso intendi la creazione di dataset sintetici in qualche modo? Di, scusi? Dataset sintetici? Synthetic data? Sì, praticamente sì, credo, non so bene. Cioè, nel senso che logicamente questi studi sono studi grandi, ma in qualche modo relativamente piccoli rispetto alla popolazione in cui uno vuole targettare la propria, le proprie informazioni, i propri interventi. E quindi una cosa che si fa e si può fare, è già stata fatta soprattutto in ambito genetico, è come è possibile utilizzare questi dati per creare delle popolazioni sintetiche simulate che poi permettono in qualche modo degli studi molto più ampi. E questo, in questo senso, penso la tua domanda... Sì, qualcosa del genere. Per esempio, non saprei, vogliamo condurre uno studio su determinati parametri all'interno della popolazione dei medici, perché immagino che abbiano un determinato stile di vita, uno può identificare determinati parametri comuni, e partendo da una popolazione che uno riesce ad identificare o a coinvolgere di qualche centinaio di individui, costruire a partire dai database popolazioni invece molto più grandi che seguono un pochino il profilo rispetto alla popolazione di partenza. Sì, cioè nel senso sono cose che si fanno e che si possono fare. Ok. Sì, sì, non c'è... Non ne ho mai sentito parlare, non sapevo se potesse essere sensato o al contrario problematico statisticamente. No, cioè nel senso, logicamente da grandi studi si può sempre selezionare delle popolazioni di interesse che possono essere di un tipo o dell'altro rispetto alle caratteristiche di interesse. Ovviamente più ampi sono gli studi e meglio è, certo. Perché uno riesce poi a identificare quel sottogruppo in maniera più appropriata.
una cosa sicuramente interessante è la direzione di alcuni di questi studi di popolazione proprio in questo senso. Uno degli studi che stanno sviluppando ora in Inghilterra, che si chiama Our Future Health, è uno studio che comprende 5 milioni di soggetti, hanno appena iniziato, quindi appena reclutato i primi 200.000, nei prossimi 2 anni dovrebbero arrivare a 5 milioni, e l'idea è proprio quella, l'idea è dire ho una popolazione molto grande, come poi posso andare a identificare la popolazione di interesse per uno studio particolare, sia di interesse, esempio, perché mi interessa perché c'è un particolare fenotipo, o perché c'è un particolare genotipo, o perché ha una particolare abitudine, e quindi come poi posso identificare una sottopopolazione da queste popolazioni molto grandi per poi andare a rispondere a delle domande più precise su sottosegmenti della popolazione. Chiaro, grazie mille. Bene, grazie per questa domanda. Ci sono altri allievi, anche non di medicina, perché vedo che ci sono dei volti nuovi che vogliono fare delle porre dei quesiti al nostro ospite. Ma sì, vieni, vieni. Buonasera professore, la ringrazio per la Lectio Magistralis di oggi. Io sono Lidia Trombelli e frequento il 5° anno di medicina alla scuola. Mi chiedevo, questi dati su larga scala che ci aiutano a comprendere le malattie, come potrebbero aiutare invece, per esempio, ad aggiornare quei sistemi educativi che non sempre sono aggiornati alle minacce globali di quest'epoca, ecco, tra cui le malattie cardiovascolari, appunto. I sistemi educativi per i pazienti? Sì, sì, per...
delle lacune nell'assunzione di determinati campioni, il fatto di non riuscire a rispettare quella potenza statistica che tu necessiti per valutare quel determinato valore per arrivare a una predizione del rischio. Beh, difficile rispondere. E quello che sicuramente cioè più il volume dei dati è una parte importante, no? La dimensione del dato in qualche modo. Però diciamo che non ti danno accesso ai dati, no? O te ne danno accesso parzialmente. Tu vuoi applicare il modello. C'è un modello che ti permette di ottenere una risposta clinicamente rilevante anche in assenza di quello che tu vorresti analizzare? Purtroppo per me no. Per te no, ma in letteratura più o meno? Non penso siano molti, nel senso che l'accesso ai dati è una parte fondamentale. Quindi se non hai accesso ai dati, non parte. Penso di no. Di qualsiasi tipo. Cioè, l'accesso al dato è una parte fondamentale, non solo al dato individuale, perché il dato aggregato si può fare qualcosa ma non tanto. Quindi se uno vuole fare qualcosa di interessante serve il dato da questo punto di vista, poi su altri campi ovviamente forse si può fare, però su quello che mi occupo l'accesso al dato individuale è una parte fondamentale. Quante banche dati abbiamo accessibili in Italia, visto che tu da in Italia purtroppo poche. Non volevo toccare questo punto dolente, ma no, cioè è registrato? No, cioè la parte della privacy in Italia è una parte molto complicata. Fin troppo complicata rispetto a quello che succede negli altri paesi, nel senso porto esempio l'Inghilterra, poi vengo sempre criticato perché l'Inghilterra non è più Europa, però anche in Danimarca, in Svezia, in Finlandia l'interpretazione dei garanti è completamente diversa. Da casa. Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Grazie per la presentazione, molto stimolante il modello e avevo due osservazioni. Una era appunto l'accesso ai dati. Non dico niente di nuovo, ma tutto questo è molto bello in Italia, l'interpretazione che il garante fa del GDPR sulla privacy. Non so bene come sia possibile poi poter aggiornare così sistematicamente i dati. La seconda riflessione invece era sui dati di contesto, perché sicuramente in un modello come questo sarebbe interessante aggiungere tutti quelli che possono essere i dati di contesto che in Italia, avendo ancora un sistema sanitario pubblico per quanto durerà, potrebbero essere organizzati utilizzando i consumi sanitari, quindi tutti quelli che sono i flussi standard, le scale di dimissione ospedaliera, la mortalità, la farmaceutica, che ci permetterebbero di avere in tempo reale dei dati ecologici che potrebbero farci capire effettivamente quali sono le abitudini e gli stili delle persone, andando a creare dei pattern di consumo sanitario legati ai profili sanitari delle persone stesse. Cosa che fino a prima del 2016 era bellissima e facile, perché con metodi di data mining anche non troppo sofisticati si potevano fare. Oggi mi domando come sia possibile, ecco, se non facciamo un passo ulteriore e non ci mettiamo tutti quanti insieme a convincere il garante che forse noi vogliamo fare scienza e vogliamo aiutare la salute pubblica, non vogliamo andare a cercare comportamenti socialmente pericolosi, per esempio. Beh, se c'è un appuntamento con il garante vengo subito a supportare questa tesi. Tu no, noi no, altri potenzialmente sì, non è un argomento da poco, è un argomento molto 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 delicato. Emanuele, ci dici un po' di più di questi synthetic data che hai menzionato? Perché quella è una strada per potenzialmente, se sono fatti bene, mitigare di molto queste problematiche, cioè creare dei dati artificiali che matchano, simulano tutta una serie di caratteristiche stimate molto accuratamente su questi grandi datasets e poi fare release di dati finti dove non ci sono vere persone dietro.
Questo negli UK è molto sviluppato già. Sì, rispondo prima a questo e poi tornerò sulla parte dati privacy che è fondamentale. Sì, è sviluppato soprattutto sulla parte molecolare, cioè lo sviluppo di synthetic data sulla parte di genetica. Esempio, da poco è stato rilasciato un dataset fondamentalmente sintetico per la parte genetica, soprattutto tra diverse ancestry, quindi che ti permette in qualche modo la mancanza di dati per individui non europei, quindi è stato simulato tramite dai dati genetici un dataset più grande con diverse etnie. E i caucasici sono i veri caucasici, sono caucasici. Sì, e logicamente questi sono molto utili per lo sviluppo di alcune cose. Io penso che poi alla fine dobbiamo sempre arrivare a un certo punto al dato vero, però il dato sintetico è un primo step molto importante anche e soprattutto per lo sviluppo di metodologia, per la parte metodologica è fondamentale. Quindi penso che sia una cosa interessante. Detto questo, per sviluppare un dataset sintetico ho bisogno di partire da qualche cosa. La mappatura del genoma metallico ancora non c'è. A Human Technopole Nicole Soranzo, che è il direttore del centro di genomica, sta ora facendo la mappatura del genoma metallico con enormi difficoltà. Anche lì ricollego al garante della privacy, che è una cosa che per me andrebbe combattuta da tutti gli scienziati in tutta Italia, però non so da dove iniziare. Se qualcuno ha voglia di iniziare, io seguo. Però sicuramente è un grosso problema il fatto dell'accesso ai dati, e in Italia questo problema esiste in maniera per me molto evidente. L'interpretazione della legge garante è completamente diversa da quello che succede negli altri paesi, ed è un danno per me al cittadino, prima di tutto, ed è un danno al cittadino perché il discorso di privacy, se vogliamo fare, cioè è controllabile, è controllato in tutti gli altri paesi, non vedo perché non possiamo in qualche modo farlo. Ci sono metodi che possono tranquillamente schermare il dato, non c'è nessun problema, cioè è un problema ormai di vecchia, cioè vecchio, che non risponde alle attuali tecniche di poter utilizzare il dato. Ma la cosa per me è ancora peggiore, che il discorso della privacy in Italia non è solo sul dato sanitario, che non ha un consenso, in cui non sono d'accordo, ma posso vedere da dove uno deriva. Ma il problema è che c'è anche una cattiva interpretazione per me sulla parte del consenso informato. Io mi sono ritrovato a lavorare con delle corti in Italia in cui il grande riparato di interpretazione è che il consenso informato generale non è possibile, e una volta che ho fatto un consenso generale ho bisogno di riconsentire spero non sia registrata, per me questa ignoranza e incapacità di una persona o di persone di capire come viene utilizzato un dato, non solo, ma poi anche il problema che il dato è un dato, cioè nell'epidemiologia il dato interessante è il dato di chi ha l'evento, alla fine, dispiace dirlo, chi muore, chi ha l'evento, che spesso poi non può ridare un consenso. Se io devo fare un consenso in tutti gli studi che ho, ho perso il solo valore di questo studio. In Italia sicuramente l'accesso ai dati è molto difficile. Noi stiamo lavorando come Human Techno con la regione Lombardia per accedere ai dati. Ci siamo quasi, con grossa fatica, con grosso lavoro, con grossa lentezza. In Europa l'approccio è completamente diverso e si utilizzano questi dati e si danno delle informazioni utili al cittadino e alla sanità pubblica. Una cosa che si aggancia molto a questo però è anche il valore del dato da un punto di vista economico, cioè o il dato è completamente aperto, accessibile a tutti, perché se lei fa un accordo con Regione Lombardia e accede a quei dati, poi ha un vantaggio sui suoi concorrenti, ad esempio. Quindi non è da sottovalutare, cioè questo aspetto della privacy protegge anche un po' un punto di vista anche economico. Se vogliamo fare un paragone, ad esempio, è con gli smart device, wearable, eccetera, le grandi aziende raccolgono tantissimi dati di salute su cui possono fare tranquillamente un database di popolazione. Quindi, e quello ha un valore economico
molto grande, cioè per chi fa studi come i suoi, avere accesso a un database del genere, magari anche pagando, può avere poi una rilevanza in una, in uno studio, in una soluzione che si trova, e così via. Quindi c'è un forte aspetto economico legato a tutto quello che ha detto. Sì, sì, l'aspetto economico è sicuramente un aspetto importante. Io sono, ho una filosofia che per me il dato va liberato. Va liberato da tutte queste ossessioni che abbiamo in qualche modo. Ci sono vari esempi in letteratura ormai. UK Biobank, che è uno studio inglese, che ho brevemente menzionato, 500.000 di soggetti reclutati tra il 2004 e il 2009, con dati molecolari di sequenziamento genetico, proteine, biomarcatori clinici, una risonanza in piedi di testa su 100.000 soggetti e linkati con i dati clinici sanitari, è aperto a tutto il mondo. Basta fare un'applicazione, il 99% delle applicazioni viene accettato. Quest'anno per recuperare dei costi hanno messo una fee, perché devi pagare, ma dipende dai dati che richiedi, va da 2.500 ai 9.000 pound, quindi non è una cosa esagerata per un gruppo di ricerca, e possono essere usati da tutti quanti in tutto il mondo. La prima pubblicazione di UK Biobank, non so lo studio sia stato finanziato dal governo inglese, è stata fatta da un gruppo a Stoccolma, al Caronisca, quindi l'apertura dei dati è fondamentale se si vuole avanzare la scienza. Se ancora ragioniamo con la territorialità, con il non accedere ai dati, è un problema. L'esempio della Regione Lombardia, in realtà la Regione Lombardia è aperta a tutti quanti, il problema è che anche se è aperto a tutti quanti nessuno ci accede, però è un problema per me di sistema che non è pronto a ricevere questa cosa. Quindi per me la filosofia dovrebbe essere quella di open access data, con tutte poi le schermature necessarie a proteggere la privacy, a proteggere quel dato. Ormai le tecnologie ci sono, non devo più spostare il dato, devo solo creare dei sistemi dove l'analista può andare al dato. Quindi cioè, più sono aperte, più rendiamo la scienza egualitaria fra tutti gli scienziati, no? Nel senso che altrimenti c'è sempre che chi ha accesso al dato ha più potere. Quindi è proprio, per me il discorso è proprio quello. Il garante della privacy in realtà aumenta le diversità, perché c'è chi ci accede e c'è chi non ci accede. Se tu dai accesso a tutti, o alla maggior parte che hanno delle buone intenzioni, hai reso chiunque sta seduto qui nel parco o sta seduto in montagna, se può accedere al dato e può utilizzarlo in maniera corretta, può fare la sua carriera, può generare i suoi, non so, quello che vuole. A patto che sia un utilizzo corretto e etico del dato, che si può controllare. Se non ci sono gli allievi che hanno, vogliono aggiungere qualcosa. Niente, gli allievi sono silenti. Li hai praticamente soddisfatti in tutte le non lo so, è troppo tardi o... No, loro vanno a dormire tardi. Il commento era che sembra esserci appunto queste cose che dicevi sono importantissime. E stranamente abbiamo fatto una commistione molto strana, spuria, tra la protezione di rents e di vantaggi che possono essere economici o accademici di alcune parti su altre, quello di cui stai parlando adesso, e la protezione delle persone. E sono due cose diversissime. Cioè è mettere in mezzo delle strutture che finiscono per proteggere alcune parti dell'accademia o dell'industria che hanno accesso privilegiato ad alcune cose è contro la scienza, è contro la possibilità di fare progresso, è una cosa distruttiva, non produttiva, che spreca un sacco proprio di risorse umane. Proteggere le persone è un'altra cosa, e la confusione fra questi due livelli è perniciosa. Anche perché in realtà tutti noi abbiamo sicuramente un device o attaccato al polso o dentro la tasca, di cui nessuno probabilmente pare porsi qualche problema. Ogni volta che apriamo internet, facciamo una ricerca su Google, diamo una serie di dati, nessuno sembra porsi un problema.
di per sé lo sono molto più, che non ci devono essere le leggi a proteggerci dal assolutamente, ma sono molto più, veramente molto più rilevanti rispetto al, al dato sanitario, completamente anonimizzato, no? Che però è sempre questo spettro che aleggia su di noi della privacy. Prometto che ho smesso. No, domande buonissime. È una polemica finale, ma una domanda per gli studenti, ma visto che tu sei un medico interno, no? Quanto lo studio dei dati epidemiologici coincide o interferisce con l'attività clinica quotidiana, ovvero un clinico che fa il turno in ospedale, secondo te potrebbe essere un bravo epidemiologo o c'è bisogno di un'ultra specializzazione, di un full time, come potrebbe essere ad esempio per lo sperimentatore preclinico, insomma? No, per me è fondamentale che questa area di scienza sia in qualche modo condivisa anche dai medici, da chi ha la problematica clinica, di chi conosce il problema clinico, perché nel senso poi alla fine il problema... Non parlavo di condivisione, parlavo proprio di azione. Sì, sì. E quindi, cioè di essere partecipi all'analizzare e utilizzare questi dati, questi o altri dati, nel senso è fondamentale che un clinico, per me, che i clinici si interessino anche all'utilizzo dei dati, su dati di grande scala, e che poi possono utilizzarli. Poi è logico che questi, ormai io vedo che nel campo della scienza di cui mi sono occupato ormai non è più one man show, è un team science, ha bisogno di diverse figure che si occupano in maniera diversa, ha bisogno del clinico che capisce il dato, ha bisogno dell'ingegnere, ha bisogno del bioinformatico, ha bisogno dello statistico, ha bisogno del sociologo, ha bisogno di una serie di persone che lavorano in un team per utilizzare quel dato al meglio e rispondere alle domande utili sia dal punto di vista di salute pubblica sia dal punto di vista clinico. Quindi sarebbe un peccato se questa, il domain dell'epidemiologia, fosse dominato dai non medici in qualche modo. Bene, allora direi grazie al professor Giangelo Antonio. E ora c'è, aspetta, ora c'è una parte, diciamo, tipica di Orizzonti, che è caratterizzata da la firma del libro mastro, no? Dove tutti i nostri ospiti hanno lasciato un pensiero a questi ragazzi che studiano medicina alla scuola, ma in generale anche a onore delle nuove, delle future generazioni. E ci sarà anche ci sono una serie di doni da parte nostra, proprio per ringraziarti per questa tua disponibilità, ma anche per queste informazioni preziose che hai voluto condividere oggi con noi. Invito gli allievi a rimanere in aula, perché abbiamo poi la fotografia dell'annuario. Bene. Grazie a voi. E ora ci sono i rappresentanti del settore di medicina della Scuola Sant'Anna, omaggiano il c'è un attestato, che è l'attestato del One of Us, a firma della rettrice della Scuola Sant'Anna. E di che? Ospitalità, grazie della giornata.
una giornata veramente unica, non capita spesso di incontrare uno degli studenti così stimolanti e di passare una giornata così piacevole. Bene, grazie a te. E quindi invito qui gli allievi e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa prima lezione del corso Orizzonti Medicina e Biologia. La prossima lezione è il 15 febbraio. Grazie. Thank you.